situazione. Siete pregati di fermarvi un attimo a godere di un altro aspetto artistico che la professoressa Maria Teresa Asaro ci vuole offrire. La verità è questa, insomma, detto in maniera esplicita e diretta, mi hanno talmente colpito queste tele, mi ha talmente colpito proprio il carattere e la figura di Valentina, che non ho potuto fare a meno di mettere per iscritto dei versi proprio ispirati all'arte e alla filosofia, e che insomma possano rappresentare idealmente questo rapporto tra l'artista e l'ispirazione. Per cui mi sono servita dell'aiuto di alcune alunne della prima A del liceo classico Tommaso Gargallo, che adesso chiamo, e che mi hanno aiutato in questa mia piccola rappresentazione poetica, in cui proprio ho espresso, ho tradotto i miei pensieri in versi. Allora cominciamo da Maggie Di Maria, Silvia Rigano, Graziana Sapienza e Serena Seguino. Editore, Martella attende, cuore di essere, impaziente di ricevere i sapienti arabeschi dei ricami cromatici. Editore, Martella ti invoca, accontenta il suo desio, esprimi la tua anima. Estrinseca l'intrinseco. Una febbre mi cattura, una febbre estatica, cui debbo dar sfogo per dar luogo ad una estetica creazione in grado di sedare la mia indomita smania. Estrinseca l'intrinseco. Necessito di ispirazione, il noumeno del contingente è il mio fine, il mio spirito ansima. La realtà si dispiega innanzi a me, imbandita per soddisfare il mio appetito d'arte. Estrinseca intrinsecamente puro, esprimi la mia cinesi infinita, di concreto e astratto, materia e spirito, umano e sovrumano, ombra e luce, reale e ideale, trascendentale e trascendente, bello. I colori si aggrovigliano con impeto negli ascosi meandri del mio pennello lucente, le immagini oniriche e trascendenti della disvelata realtà si sublimano nell'incanto della mia arte eccelsa. Sia tu ispirato dalle catartiche visioni della tua mente. L'arte rompente annichila gli argini delle mie dita e dei miei pennelli, esplode incontrollata, inonda con veemenza l'albo riquadro della tela, disvelamento dell'essere, apertura dell'ente, quintessenza dell'intrinsecamente puro, metafisico interiore, pura realtà inviolata, ardore immortalato ed imperituro. Ecco, l'estrinseco si è arrangiato. Forme aprioristicamente forgiate, l'opera è pregna del sé, la coscienza del genio gioisce nell'inviolabile regia visiva e cromatica del sublime incanto del reale. Quindi questi sono gli effetti che Galleria Roma fa ai nostri ospiti. Effetti bellissimi, sublimi, veramente complimenti per questa recitazione, per quest'opera unica, perché è molto bella. Te la prenotiamo per l'inserimento sul nostro sito internet. Grazie ragazze, siete state bravissime, avete recitato molto bene e soprattutto siete state dirette bene da Maria Teresa.